Open delle Dolomiti con due giocatori di seconda categoria, non due giocatori qualsiasi, ma due giocatori bellunesi che tornano in qualche modo a casa per giocare questo torneo. Allora, alla mia sinistra abbiamo Daniele Valentino. Ciao. Ciao, ciao a tutti. E alla mia destra Alessandro Balzano. Allora, 2-4 di classifica, 2-7 di classifica. 2-7 forte, però. 2-7 forte. È un 2-4 scarso. Un 2-4 scarso. Assolutamente no. Intanto è bellissimo avervi qui. C'è anche un raggio di sole, l'avete portato voi. Certo. Certo. L'ha portato Daniele, il raggio di sole. Ma voi sapete già quando dovete giocare anche? Domani sera, ore 19, mi pare. Allora, domani sera, per chi vedrà questo filmato, vorrà dire oggi, questa sera, alle ore 19. Sì. E io domani sera. Quindi ovviamente. Domani sera. Mercoledì. Giusto, domani sera. Per chi vede, quindi mercoledì, sai già più o meno l'orario? Non si sa, non si sa ancora. Giudice Longhi non ha ancora dato nessuna notizia. Perfetto, comunque insomma voglio dire, siete un po' emozionati di giocare qui di nuovo? Prima partita in casa, è sempre un po' di tensione, cioè, insomma, si fa sentire, primo torneo in casa, speriamo che di fare una bella figura, tutto qua. Io anni che non giocavo più in questo circolo, quindi vediamo che succede. Ma manca un terzo giocatore di una certa importanza, almeno per casa nostra, che è Marco Berganin. Secondo me l'hai fatto fuori l'anno scorso al Challenger di Cortina e non si è più presentato. Cosa è successo? No dai, povero, si è fatto male, è un momento al polso, mi pare 20 giorni di fermo, quindi adesso sta riprendendo. Speravo di vederlo, ma niente. Senti, questa esperienza di fare partite in Serie B con il Vittorio Veneto, il Challenger anche a Cortina, insomma respiri un'aria quasi internazionale, diciamo. Ma Daniele, dove puoi arrivare? Vediamo, andiamo avanti. Intanto beh, queste partite certo aiutano a aumentare il livello più dell'allenamento, molto di più. E vediamo piano piano. Almeno il 2-3 hai detto? Proviamoci. Bisogna vincere qualche partita qui a Belluno comunque. Qualche partita qua e qualche partita in più anche. D'accordo. Allora, intanto noi chiamiamo un po' la gente a venire a tifare, a fare il tifo per voi. Anche per Alessandro che invece gioca a Levico, tu giochi in provincia di Trento. Da un po' di anni poi, tra le altre. Da 3 anni. Adesso a fine mese abbiamo anche noi lo spareggio per andare in Serie B. Io vediamo insomma se giocherò, non è detto che giochi, però insomma intanto abbiamo lo spareggio, domani esce il, cioè oggi esce il, bravo, il sorteggio e vediamo se dobbiamo giocare ancora fuori casa oppure se giochiamo in casa, che sull'erba di casa sarebbe Balzano una bella cosa, è sempre ostico sull'erba. Va bene, allora abbiamo ancora un Balzano in gara qui anche a Belluno, vero? Finché tuo fratello è già uscito, quindi invece finché tu non ci gioco, sei, sono ancora in gara. Sei ancora in gara, quindi ti faremo giocare anche più tardi. Grazie ragazzi e buon tennis qui all'Open delle Grazie. Ciao, ciao. Grazie.